Ciao, sono William Bisacchi. Oggi ti parlerò di vetro basso emissivo, di come può farti risparmiare fino all'85,7% sul riscaldamento. Vediamo che cos'è, a che cosa serve e quando ti può essere utile. Che cos'è? Andiamo a vedere. Solitamente accoppiato in un vetrocamera, quindi almeno vetro doppio, lastra esterna, lastra interna. È un deposito di metalli nobili appoggiato sopra questa faccia qui del vetro, la faccia 3. 1 è quella di fuori, 2 è quella dentro, poi la 3 e poi la 4. A che cosa serve questo vetro basso emissivo? Serve letteralmente a fare rimbalzare il caldo che è dentro casa tua sulla superficie del vetro, dove c'è questo deposito di metalli nobili. Il caldo rimbalza, ritorna dentro, non sprechi il riscaldamento. Attenzione, perché questo procedimento lavora sia in inverno, che quando ti è utile, ma anche in estate, quando è meno utile. Quando dovresti volerlo? Beh, praticamente in qualsiasi tipo di vetro. Ormai un vetro senza trattamento basso emissivo è superato. Come ti dicevo all'inizio, da un vetro singolo a un vetro doppio col basso emissivo c'è l'85,7% di differenza termica, un'enormità. Si parte da 7 watt e si arriva a 1 watt. Che cosa sono i watt? È un metodo per misurare la dispersione termica di una superficie. Si misura in watt metro quadro Kelvin, ogni metro quadrato di superficie, per ogni grado di differenza di temperatura tra due ambienti, più il valore è basso, meno dispersione avrai. Quindi 1 è molto meglio di 7, è l'85,7% in meno. Se lo trasformi in euro è ancora più facile da capire. 100 euro contro 700 euro. Perché allora dovresti evitarlo? Beh, i motivi sono veramente pochi. Uno che mi viene in mente però è quando preferisci un vetro selettivo. Quando hai un irraggiamento solare molto forte, un vetro selettivo può essere molto meglio di un vetro basso emissivo, se non hai una schermatura solare. Vetro selettivo puoi sapere che cos'è guardando il relativo video. Un'ultima cosa. Il vetro è il 90% della finestra. Puoi trovare tantissimi articoli e video utili che ti possono illustrare le differenze tra vetro doppio, triplo, tra normale, extra chiaro, basso emissivo come questo, selettivo, vetro blindato. C'è veramente un mondo, se ne parla troppo poco. Il vetro è il 90% della finestra. Per chiudere ti voglio dare un'informazione. Attenzione, perché sulla carta sono tutti vetri bassi emissivi, ma nella realtà esistono prodotti che si spacciano per bassi emissivi, ma bassi emissivi non lo sono. È molto facile smascherarli, ti basta un accendino o la torcia del tuo telefono, accendi l'accendino di fianco alla vetrata isolante o accendi la tua lampadina, dovresti vedere i numeri di riflessi della fiamma a secondo delle lastre di vetro che hai. Se hai un riflesso della fiamma dello stesso colore, io mi inizierei a preoccupare e inizierei a telefonare. Se invece vedi una fiamma, ad esempio, chiara e l'altra sul rosso, sul rossiccio, vuol dire che c'è il trattamento. E dove c'è la fiamma di colore diverso è la parte della lastra dove è stato fatto il trattamento. Se è la faccia numero 3, come ti dicevo prima, è probabilmente un vetro basso emissivo. Se è la faccia 2, la lastra più verso l'esterno, è solitamente un vetro selettivo, perché il vetro selettivo lavora meglio nella faccia verso l'esterno, dovendo respingere l'energia solare che è fuori. Con questo abbiamo terminato questo breve video. Continua a seguirci. Se vuoi maggiori informazioni, compila il form che troverai qui sotto e ti richiamerò entro 24 ore. Al prossimo video. Ciao!